Marzia Verona non viene da lì, ma da Verona, ma viene invece dalla provincia di Torino, Torino. da Comiana. Grazie per essere con noi. Grazie. Allora, una ragazza giovane che si laurea in scienze forestali e ambientali e riceve un incarico. E l'incarico qual è? Quello di andare a fare un censimento negli alpeggi, le malghe che conoscete, insomma, straordinarie, bellissime d'estate, sulle montagne. E a un certo punto, da questa passione, nasce anche l'amore. Che cosa è successo? Ma è stato un percorso, della verità un percorso lungo, perché il censimento l'ho fatto 10 anni fa, 2003-2004. E durante questo censimento ho incontrato i primi pastori vaganti. Questa parola, questo vagante, aveva un qualcosa di romantico sicuramente nel termine. Pensare a pastori, ma soprattutto loro con le loro greggi che si spostano continuamente. D'estate sì, in montagna, negli alpeggi, ma poi nel resto dell'anno che si spostano attraverso il territorio. E li ho seguiti per farne un libro, sono passati tanti anni da allora e poi adesso da più di 2 anni ho un compagno che appunto fa questo mestiere e lo aiuto veramente anch'io. Perché Marzia da giovane, ed è anche un problema questo, guardando alla storia che noi conosciamo, ma anche al futuro, il passaggio di un mestiere così faticoso tra le generazioni. E Marzia è una pastora, possiamo dire, part-time. Com'è la tua Esattamente. giornata? Ma non c'è una giornata uguale all'altra, a dire la verità, perché io appunto tengo ancora anche altri lavori come tecnico, come consulente, poi scrivo libri, appunto ho scritto già 4 libri sull'argomento dell'allevamento Sei della un'esperta, pastorizia. eh? Ma mi piace, mi ha appassionato. Io il pastore per fare questo mestiere ha una grande passione per gli animali. A me piace soprattutto raccontare questo mondo, farlo conoscere, perché è un mondo che ha molti problemi e molti problemi nascono anche dal fatto che non è conosciuto e non è riconosciuto. E allora credo che sia importante per me, sì, aiutare il mio compagno, ma anche continuare a raccontare che cos'è la pastorizia. Per farla conoscere alla gente in modo che chi incontra un gregge lo rispetti di più. Ecco, i pastori, il mestiere di pastore, negli anni è cambiato davvero così tanto? Ma da una parte non può cambiare perché i ritmi e le esigenze degli animali sono sempre quelli, quindi ci sono delle cose di base che restano le stesse. Il modo per trasportare gli agnelli quando ci si sposta è ancora sempre meglio l'asino con il suo basto e tutti gli agnellini infilati che non usare un mezzo. Però per forza adesso c'è tantissima burocrazia che limita di molto il lavoro del pastore, ci sono tanti ostacoli, c'è il territorio che è cambiato e quindi Ma è ci più sono anche dei difficile. pericoli, perché mi colpiva il fatto della presenza, ad esempio, dei lupi, il ritorno dei lupi in montagna, un qualcosa che per chi vive in città sembra così lontano, eppure cambia l'esistenza e la quotidianità di chi vede custodire un gregge che è anche, voglio dire, il proprio lavoro, il proprio sostentamento. Questo pericolo che cosa comporta? Ma il lupo ha cambiato completamente il modo di lavorare in montagna, perché ormai era quasi un secolo che non c'era più e i pastori ovviamente non avevano più avuto l'abitudine di avere a che fare con questo predatore che da sempre è stato un pericolo per la pastorizia. E allora comporta il fatto che anche in montagna non puoi tirare il fiato un attimo, perché devi sempre essere insieme al tuo gregge, devi chiuderlo in un recinto alla sera, devi avere dei cani che lo difendano dai lupi e poi soprattutto devi sempre esserci anche tu insieme. Nonostante questo, non riesci quasi mai a scongiurare del tutto gli attacchi, e questo fa sì che sia una costante tensione proprio per l'allevatore, perché non è il reddito, più che altro proprio l'amore per il tuo animale. Trovartelo al mattino sgozzato, magari ancora vivo oppure morto, divorato dal lupo, è un qualcosa che fa veramente, veramente male. Ti è capitato? Molte volte, purtroppo. Abbiamo avuto in un anno, abbiamo avuto la scorsa stagione un po' meno, l'anno prima una trentina di capi tra quelli morti e quelli dispersi. Voi però mangiate anche bene, fate una vita faticosa, ma grazie a Dio salutare. Sì, salutare nel senso che siamo sempre all'aria aperta e sicuramente è bello, non è il problema del maltempo, cioè quello non sono, fa parte del mestiere. Certe volte è un po' meno salutare quando ti trovi a dover sì. attraversare una strada, avere le macchine che non ti rispettano, gli automobilisti che cercano di passare in mezzo al gregge.
e quello è un po' più pericoloso. Allora, cos'è che non capisce la gente che acquista i formaggi, vive in città e non sa attendere il passaggio di un gregge? Cosa c'è dietro quella presenza di un uomo che accompagna tanti animali e li rispetta? Ma secondo me si è proprio perso completamente il senso dell'appartenenza al mondo rurale, cioè non si fa più il collegamento tra il formaggio e da dove viene, come esatto. Si è prodotto. Sembra scontato che... Ma neanche, anche l'agnello, adesso c'è stata una fortissima polemica per la Pasqua legata al non consumo degli agnelli. Non si potrebbe avere i formaggi se non ci fossero gli agnelli che vengono macellati, perché noi facciamo una pastorizia dedicata all'allevamento, quindi solo alla carne, no? Spostandoci sempre è impossibile trasformare il latte secondo le normative che ci sono, per cui il nostro sostentamento è la vendita degli animali. Comunque anche chi fa il formaggio, per poter avere il formaggio deve nascere un agnello, la pecora deve essere munta, la capra deve essere munta e l'agnello dovrà essere ovviamente macellato e poi consumato come carne. Le malghe sono queste oasi che si trovano in montagna dove dopo una bella camminata ci si ferma, ci si riprende e poi spesso si vedono anche degli animali ed è un bel contatto dell'uomo che si ferma un attimino, si allontana anche da una vita frenetica e capisce anche deve rispettare tutto questo lavoro così grande. Quali sono i formaggi della vostra zona? Ma la nostra zona, il formaggio principe, diciamo, è la toma piemontese, che però ne esiste una grandissima varietà, perché ogni vallata, ogni alpeggio, potrei dire, c'è una toma diversa, perché la toma è fatta dal tipo di animale, quindi già solo la razza di bovino che mungi ti dà una toma diversa. Poi le erbe che gli animali mangiano, e quello fa sì che ce ne sia una grandissima varietà. Poi ovviamente le ricotte, c'è una ricotta molto particolare che è il Saras del Fen nella Valpellice, che è in attesa di diventare una DOP ed è appunto fatto anche da latte di pecora e di capra. La più buona è quella in cui si trovano i tre latti all'interno, così come anche la toma dei tre latti è una toma particolarmente apprezzata. La tua vita da pastora part time viene raccontata in un blog, ma c'è anche un testo che raccoglie tanti racconti. Quali sono le storie che più ti sono rimaste davvero nel cuore? Ma allora, questo ultimo libro è un libro in cui si chiama Di questo lavoro mi piace tutto ed è la risposta che questi protagonisti, che sono oltre 70 giovani tra i 15 e i 30 anni, mi hanno dato quando chiedevo che cosa ti piace, perché fai l'allevatore. Mi piace tutto. Da giovani, tutti giovani. Ho scelto i giovani per far vedere che questo non è un mestiere che sta andando alla fine. È un mestiere che continua pur tra mille difficoltà, perché tutti questi giovani raccontano storie di problematiche, di difficoltà, un cammino tra la burocrazia, ostacoli quasi insormontabili, costi, perché costa metter su un'azienda. È più facilitato chi ha già un'azienda alle spalle, quindi prosegue la tradizione di famiglia, fa più fatica chi invece deve cercare di partire dal nulla, costruirsi una stalla, comprare gli animali, comprare le attrezzature, perché il latte ormai per lavorarlo devi avere un laboratorio adeguato. Abbiamo visto prima dei macchinari, questa è un'azienda già grande, piccole aziende comunque hanno bisogno di una determinata serie di apparecchiature.